portato, noi abbiamo messo un pullman che riporta tutte le mattine i bambini a scuola, tutte le bambine. Noi siamo qua di tanti anni e siamo riusciti a abitare questa situazione. Se per caso voi decidete che non possiamo stare qua, almeno un'altra parte, non mi potete buttare la scuola. Perché sono i bambini che sono tanti, anche bravi, anche bambini che hanno i problemi, anche noi adulti che ce l'abbiamo Sara. i problemi. Io sono una ragazza che ho due bambini a scuola e li cresco da sola. E i bambini che fanno anche corsi di andare al cibo, porto la bambina a palestra, c'ho la piccola che sta male. Io sì, anche un giorno mi Ma quanto tempo è che state qui? 7 anni. 7 anni faccio il novembre io. 7 anni. Una situazione assolutamente bella. Ma cosa fate? Lavorate? Che lavoro fate? Sì, qualche volta che troviamo un lavoro, qualche volta che no, io vado in giro, qualche volta trovo qualche cosa da lavorare, a insegnare a pulire dentro le case, qualche volta no, altri che vanno al mercato usato, che vanno a raccogliere la roba e poi vanno al mercato usato che qualcosa dobbiamo guadagnare per mangiare. Comunque qua il comune fornisce servizi, come c'è la colazione, Sì, c'è la mattina la colazione, la sera colazione, cena, i bambini vanno a scuola? c'è I bambini vanno a scuola, c'è un pulino che li prende lì. Noi questa un parte po' è di bambini che scuola. vanno a scuola, se entri ci E sono quindi non li decine di mandate a bambine che scuola? stanno correndo in cortile, ovviamente. Quindi la figlia della signora magari a scuola, perché Non lo so se ad altri gli altri sono lì che giocano. noi siamo un po' separati, Sì, perché poi ci sono i rumeni e sì. i bosniaci. E Noi da i questa bosniaci parte sono disastrosi, i bosniaci. Quindi c'è anche delle questo fazioni interne. derby. Infatti l'ala rumena è tenuta meglio rispetto all'ala bosniaca.